E buongiorno, oggi sono già totalmente pronta, già vestita, ho già finito di mettere tutte le cose nella borsa e ho anche già caricato in macchina l'altra borsa con tutte le cose che mi servono per lavoro e che avevo preparato ieri con voi su Instagram. E adesso è tempo di recuperare una giacca perché in questi giorni non si capisce nulla della temperatura, quindi sto provando un pochino a vestirmi a strati anche se non ho assolutamente idea della temperatura che ci sarà a Milano, perché anche su Instagram mi appaiono un po' di foto discordanti, però vabbè, è una cosa che scopriremo strada facendo man mano nella giornata. Adesso è inutile che mi perda via ora, anche perché abbiamo proprio tipo tutto incastrato alla perfezione per arrivare giù in tempo più o meno intorno alle 10, visto che il primo appuntamento di lavoro ce l'ho alle 10:30. Come giacca stavo valutando di mettere questa con la fantasia tartan, che è una delle mie preferite per l'autunno, però effettivamente è un po' leggerina, quindi credo che porterò anche il mio solito blazer, quello in pelle che mi vedete usare ogni anno, sia in autunno che in primavera. Alla fine ci sono 8 gradi e mezzo, quindi in macchina si sta bene con questa giacca, ma ho fatto bene a portare anche l'altra, che non si sa mai. Oggi comunque sarà decisamente, a differenza dell'altra volta, un vlog molto 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 poco casalingo, perché appunto starò a Milano fino a tardi, non solo per impegni di lavoro ma anche per fare altre cose, e vi porterò con me tutto il pomeriggio praticamente. Al mattino invece sarò un pochino meno presente, ma cercherò di aggiornarvi strada facendo. Intanto concentriamoci sulla sosta Pain au Chocolat. Rifornimento Pain au Chocolat fatto e abbiamo anche una melizia oggi. Tra l'altro ho la netta sensazione di essermi programmata troppe cose da fare oggi, perché in realtà adesso voi non li vedete perché sono nel bagagliaio, ma ho portato con me anche due sacchetti di cose di Zara che ho preso di recente e che vi ho mostrato sia nel video haul che probabilmente nelle storie, e ho messo insieme le cose che come al solito non ci convincono, per cui nel pomeriggio, dopo aver finito tutte le cose, spero di riuscire a passare ad Arese o comunque a passare da Zara, ma in generale vi dico Arese perché è quello più comodo, perché appunto poi sono più vicina per prendere l'autostrada per tornare a casa, e vorrei riuscire a passare in negozio per fare o i resi o eventualmente i cambi, visto che in questi giorni avevo dato un'occhiatina al sito e ho adocchiato un po' di cosine che potrebbero piacermi, però ogni volta in negozio è molto un'incognita, non ho ordinato online, non so perché, e quindi se mi avanza tempo andiamo a fare un giretto anche lì, così vediamo se trovo le cose e soprattutto restituisco anche quelle che non ci convincono. Arrivati adesso al casello di Milano con largo anticipo. Oggi davvero c'era la strada super libera. Mi aspettavo di trovare più traffico, invece è andata molto bene. Arrivata con super super anticipo a Milano, quindi prima di andare al primo appuntamento di questa mattina, se riesco, visto che c'è un Sephora in zona, voglio fare un salto a fare rifornimento di alcuni prodotti che ho finito ultimamente e che probabilmente vi avevo anche già mostrato su Instagram, ma comunque adesso, se faccio in tempo ad andarci, vi faccio l'unboxing appena torniamo alla macchina. Giretto da Sephora fatto, oltretutto c'era il 20% di sconto, che in realtà nel mio caso è stato del 25% perché ho superato l'importo di 100 euro. È tipo uno sconto che è iniziato oggi e non lo sapevo neanche io, ma meglio così. Sì, speravo di riuscire a farvi vedere tutto già adesso, appena arrivata la macchina, però mi sa che sono super stretta con i tempi, quindi vado agli appuntamenti e poi penso che ci rivedremo all'ora di pranzo. Così con calma vi faccio vedere cosa ho preso, anche se davvero sono più che altro due cosine che avevo finito, però ci tengo a farvele vedere. Ho impiegato più del previsto perché mi sono persa via a guardare tutte le novità e infatti non faccio neanche in tempo a fare la seconda colazione da Starbucks, sarà per la prossima volta. È passata circa un'oretta e mezza e sono tornata adesso alla macchina, così posso farvi vedere tutte le cosine che ho preso da Sephora. Tra l'altro mi hanno dato in omaggio questo fiore bellissimo col profumo di Kenzo. E approfittando dello sconto ho fatto rifornimento. Intanto ho ricomprato questa crema che io adoro e che applico spesso la mattina, è la Banana Bright Eye Cream, e questa è la nuova formula che mi avete consigliato di provare. Quindi sono curiosissima perché mi trovavo già molto bene con la versione classica, ma questa dovrebbe essere ancora meglio. Poi, sempre su vostro consiglio, ho deciso di provare questo correttore di Dior, che è il Forever Skin Correct. Io ho preso la colorazione 2N, non l'ho mai provato finora, ma ho visto delle recensioni pazzesche e anche voi me l'avete segnalato, quindi sapete che
Quando si tratta di coprire le occhiaie sono sempre alla ricerca di nuovi prodotti. Poi ancora, ho voluto provare questo scrub esfoliante per il viso al limone che mi ispira tantissimo e spero che possa anche aiutarmi con il melasma che ormai da 2 anni mi affligge. Poi ho trovato questi pads per il contorno occhi da raffreddare, sono bellissimi. Adesso poi magari stasera quando torniamo a casa, se riesco, eventualmente nel prossimo vlog, spacchettiamo poi bene tutto insieme. Adesso ci tenevo solo a farvi proprio un mini haul velocissimo. E questi mi ispirano un sacco, poi con tutti questi glitter colorati li ho adocchiati subito. E per finire ho ricomprato il burro cacao, questo qui di Fresh, che veramente ho comprato e ricomprato non so quante volte ormai, quindi lo conoscete. E poi ho ricomprato anche, come sempre, questo prodotto di Mario Badescu, che è la drying lotion con cui mi trovo benissimo per le imperfezioni. Questo qui è fantastico, straconsigliato. Comunque, piccola riflessione di oggi: non so dirvi come ho fatto a calcolare i tempi, ma qualcosa è andato storto in senso positivo per una volta, perché pensavo di impiegare molto più tempo con tutti gli appuntamenti che avevo stamattina. Invece, per fortuna, ho finito molto prima del previsto. Quindi adesso approfitto del fatto che l'appuntamento dalla parrucchiera è tra quasi 3 ore e cerco di andare a fare il cambio o il reso da Zara. Vediamo un attimo cosa c'è quando sono in negozio, però sono contentissima, è forse una delle prime volte, ma negli ultimi 6 mesi almeno, che riesco ad avere tutto questo tempo libero e a fare le cose con tutta questa calma. Come al solito, quando siete con me mi portate un sacco di fortuna. Sono da Zara per fare il cambio, ma la maggior parte delle cose che ho segnato non le sto trovando, quindi provo qui sotto e incrociamo le dita. Visto che mi hanno dato così il buono del reso, voglio provare ad usare le casse rapide, che qui non le ho mai usate. Alla fine sono riuscita a trovare un po' di cosine da Zara. Ora faccio ancora un giretto da Abercrombie. Sono passata da Abercrombie e adoro che nel camerino si può abbassare e cambiare la luce. Questa cosa la amo. Comunque io sto provando un po' di jeans che sono i miei preferiti di solito. Alla fine ho preso tutto tranne che i jeans. Appena siamo in macchina vi faccio vedere. Già che c'ero, mentre uscivo mi sono fermata a prendere qualche pezzettino di pizza nel posto che preferisco qui ad Arese. Ho preso la solita con le olive e i pomodorini, che è leggermente piccante, e questa qui con wurstel e patate. Ora mi metto subito a mangiare visto che sono super affamata, e poi se mi avanza tempo, cosa che per ora sembrerebbe, vorrei farvi vedere già le cosine che ho preso e fare un bel haul nella macchina, che è tantissimo tempo che non lo facciamo. Ah, e non ve l'ho fatto vedere, ma ho preso anche un supplì alla carbonara da assaggiare. Niente, oggi è ufficiale, ho un problema sia a calcolare i tempi, e poi vabbè, ho decisamente sbagliato l'outfit perché qui ci sono 21 gradi adesso e io sto desiderando una maglietta a maniche corte, che è l'unica cosa dei 1000 strati che ho messo che non ho proprio contemplato. Comunque il mini haul è solo rimandato, appena esco dalla parrucchiera mi fermo e vi faccio vedere tutto. Adesso non ci starei coi tempi perché tra massimo mezz'oretta devo essere lì e da qui ci vanno 27 minuti, quindi arrivo proprio precisa precisa, cioè da essere in super anticipo. Alla fine sono quasi in ritardo. Alla fine sono arrivata super puntuale, in realtà sono in anticipo di 5 minuti, però sicuramente non sarei riuscita comunque a farvi l'haul, ma rimediamo dopo. Sì, non vi ho fatto vedere la situazione ai capelli prima perché è tutto il giorno che sto vloggando e più o meno la conosciamo. Oggi comunque sono qui per rifare il colore. Risultato finale dei capelli. Scusatemi, vi ho messo in una posizione che veramente è trascendentale, però non ero più abituata a registrare così nella macchina e probabilmente nella BMW non è mai successo, perlomeno le altre volte ero tipo più organizzata, avevo anche il cavalletto perché magari, non so, avevo in mente di registrarvi l'haul e lo portavo con me. Oggi sto facendo, cioè, questo vlog è proprio nato solo dalla voglia di portarvi di nuovo con me a Milano, perché mi sembrava passata una vita dall'ultima volta che ci eravamo stati insieme, se non nei mini vlog, quindi quelli di Instagram e di TikTok. Comunque andiamo con ordine e spero che si veda qualcosa. I capelli questa volta
volta mi piacciono ancora di più del solito, perché abbiamo fatto questa schiaritura ulteriore, ancora più strong, e devo dire che questa tonalità di biondo è la mia preferita in assoluto. Mi spiace che purtroppo il cielo è tipo grigissimo e quindi sicuramente non stanno rendendo. Prima c'è stato uno spiraglio di sole, stavo registrando le storie e il colore veramente rende un sacco, però vabbè, avrò tempo tutti i prossimi giorni di farvelo vedere. Comunque adesso, prima di ripartire in questa posizione un po' insolita, iniziamo con l'haul di Abercrombie. Alla fine, dopo aver provato tantissimi jeans, non trovavo la mia taglia e quindi ho desistito. Però ho trovato questi pantaloni che secondo me sono molto molto belli, sono in similpelle, aspettate che magari li richiudo così si capisce qualcosa, anche se in realtà sono proprio un modello semplicissimo. Mamma mia, è emozionante fare questo haul, cioè mi sembra proprio di fare un salto indietro nel tempo, quindi sono gasatissima per questa cosa, penso che si stia vedendo. Comunque sono proprio un modello super super classico, molto semplice, in similpelle con le 5 tasche e questa punta di marrone che secondo me è davvero qualcosa di pazzesco. Oltretutto sono anche belli morbidosi all'interno, quindi sono perfetti per l'autunno-inverno. Questi qui sono il modello The 90 Straight, meglio leggerlo che non sentire la mia pronuncia, e io ho preso la 27 nonostante dei jeans abbia la 25 e la 26. Questi qui rimangono un pochino più larghini in vita, però sulla gamba e sul fianco mi sembravano quelli più giusti. E poi sì, non c'era la 26, quindi la 27 andrà benissimo. Magari poi nel prossimo vlog, perché quando arriviamo a casa sapete che non mi piace farvi vedere i vestiti o comunque gli acquisti con le luci artificiali perché si sfalsano molto, quindi magari in un prossimo vlog ve li faccio vedere indossati. Tanto questi qui diventeranno tipo il mio must have autunnale. E poi Chiara Passione Righe può veramente sbizzarrirsi quest'anno, perché ci sono tantissime cose a righe, cioè ovunque vi girate ci sono maglioni a righe proprio con la fantasia e gli abbinamenti di tonalità che piacciono a me. Ma non solo da Abercrombie, vedrete anche, non vi ho detto il prezzo tra l'altro, dicevo, vedrete anche da Zara. I pantaloni li ho pagati, non c'è più il prezzo, eccolo qui, 92 ok, quindi euro 120. E poi appunto ho trovato questo maglioncino meraviglioso, super super bello, autunnale, di questa tonalità di marrone, è un color caramello quasi, che è perfettamente in palette, sta molto bene anche col pantalone che vi ho appena mostrato. E poi è lungo al punto giusto, ha gli spacchi laterali come piacciono a me e tutte queste righe molto carine e soprattutto distanti al punto giusto, perché ultimamente mi piacciono le cose a righe ma che hanno più spazio tra una riga e l'altra, non so bene se mi sono spiegata. Comunque di questo ho trovato l'XS, per fortuna perché veste molto over, e l'ho pagato 75 euro. Andiamo avanti con Zara, ma non solleverò il sacchetto perché pesa veramente tantissimo, e iniziamo da questi pantaloni in similpelle meravigliosi. Questi qui sono il classico modello che piace molto a me di Zara, con le pants nella zona della vita, super comodi, morbidissimi, e appunto sono neri classici con le due tasche laterali, tasche sul retro e queste pants, queste arricciature in una zona super strategica. In più hanno anche i passanti esattamente come piace a me e non sono nemmeno troppo lunghi, quindi probabilmente dovrebbero arrivare sopra la caviglia, invece a me arrivano alla lunghezza perfetta. Di questi ho trovato l'XS, 39,95 euro. Qui vado velocissima perché ho preso l'ennesima felpina di quelle che uso io tranquillamente in casa o per uscire, tipo felpa della tuta, ma di questa punta di rosa non l'avevo perché ce l'ho in marrone, in verde, per ora in fucsia, ma in rosa chiaro ancora non l'avevo trovata. È veramente semplicissima, cioè è proprio una classica felpa passepartout, diciamo. Di questa ho trovato la S, 17,95 euro. E veniamo con tutte le righe che ho trovato, forse ne mancano ancora. Ho preso questo maglione bello pesante, bello invernale, in realtà avrei dovuto prendere una taglia in meno perché non so se state vedendo ma è super super over, poi appunto ve lo farò vedere indossato, ma credo che già così
così renda l'idea. Comunque era troppo bello. Poi appunto con queste righe nere su sfondo bianco, non lo so, è proprio la fantasia che preferisco da sempre. E poi quest'anno è anche di moda, quindi la troverò più facilmente. Quello che mi piaceva tantissimo è che appunto ha questa cerniera nella parte anteriore molto carina, che quindi permette anche di portarlo in modo un po' diverso, con il collo aperto in base anche solo alle occasioni. Questo è molto over, è molto lungo e anche super caldo. Mi è piaciuto subito e l'ho pagato 39,95. Modello simile, sempre a righe, in questo caso però vedete sono tipo righe molto più strette e molto meno distanti tra loro. È praticamente uno dei pochissimi maglioni neri che ho in assoluto, perché sapete che mi oriento sempre su altri colori, però questo qui abbinato ai pantaloni beige o anche solo col cappotto color cammello, non lo so, per cambiare un po' ho deciso di prenderlo e mi sono immaginata già degli outfit che poi vedrete appunto nei prossimi vlog. Molto semplice anche questo, un pochino over ma non ai livelli dell'altro, è anche meno pesante come tessuto, però appunto mi piaceva tantissimo, sempre S, sempre 39,95. ecco che ho ripescato l'ennesimo maglione a righe, però veramente sono tutte fantasie diverse. Anche questo qui, di nuovo, se ci fosse stata l'XS sarebbe stato meglio, però intanto ho trovato la S. Poi capiremo insieme cosa fare. Anche questo qui meraviglioso, sempre leggermente panna, cioè in videocamera sembra più bianco, però in realtà dal vivo è più un panna con tutte le righe nere che proseguono anche sulla manica. E poi mi piace tantissimo proprio la lavorazione della manica in sé, che viene ripresa anche sul fondo del maglione, che oltretutto ha di nuovo lo spacco esattamente come l'altro. Comunque appunto di questo ho trovato la S, sempre 39,95, è l'haul dei 39,95. Penultimo acquisto, ho trovato questi shorts a vita semi bassi bellissimi, che mi ricordano un sacco una gonnellina di Miu Miu, proprio sia come fantasia che come lavorazione. Sono davvero molto simili a quella gonnellina che amo e con cui sono in fissa tipo, boh, penso che sia dalla scorsa primavera se non di più. Infatti quando li ho visti me ne sono innamorata. Mi piace proprio il fatto che nella parte anteriore sembrino una gonna, ma in realtà sono dei semplicissimi pantaloncini, quindi anche super super comodi. Poi sapete che questo taglio a portafoglio trovo che slanci moltissimo la figura, quindi non vedo l'ora di farveli vedere indossati. Adoro anche come è fatta la chiusura, cioè veramente sono pazzeschi. Di questi ho preso la S perché l'XS non c'era, 25,95. E per finire, maglioncino super carino e di nuovo super autunnale, questo qui penso che si veda, è molto molto pesante, proprio intendo come stoffa, ma mi ha attirata subito per il colore prima di tutto, che di nuovo è un po' un color caramello, di quelli perfetti per l'autunno inverno, perlomeno per quelli che sono i miei gusti. E in più mi ha attirata molto anche tutta la fantasia e la lavorazione a trecce, in contrasto con il colletto che è bellissimo, così come la parte finale, cioè veramente l'ho amato da subito. E poi è corto al punto giusto, quindi c'era proprio scritto Chiara comprami. Di questo ho trovato la S e indovinate, 39,95. Veramente potevo dirvi il prezzo alla fine perché erano tutti praticamente dello stesso prezzo. Stavo guardando adesso, poi mi farete sapere voi, ma la gonnellina forse in video non rende, ma sembra leggermente fallata. Ultimamente devo fare più attenzione quando sono da Zara e in generale nei vari negozi, perché poi ogni volta arriviamo a casa e scopro qualcosa di nuovo di cui non mi ero accorta in negozio. Questa volta addirittura me ne sono accorta in tempo reale, un po' come è successo in uno degli ultimi haul. Comunque dovrei essere riuscita a farvi vedere tutto. Sono molto contenta di essere riuscita a registrare questo mini haul nella macchina. Veramente mi è sembrato un tuffo nel passato e adesso direi che invece possiamo ritornare verso casa, perché è già piuttosto tardi oggi. Entriamo adesso in autostrada e dovremmo essere a casa per le 7:05. Sì, alla fine siamo partiti stamattina che c'erano 8 gradi e mezzo, adesso ce ne sono 22 e mezzo, devo ricordarmelo per la prossima volta, che poi sarà tra un paio di settimane, però
Se la temperatura e la situazione rimane questa, devo assolutamente ricordarmelo. Comunque, visto che oggi è la giornata revival, con questa luce un po' strana, sto cercando tipo di coprirla con la mano, ma non so se peggioro le cose, quindi forse è meglio smettere. Però volevo fare il collasso collettivo alternativo direttamente dalla macchina, perché è passato tantissimo tempo dall'ultima volta che l'abbiamo fatto, e anche perché credo che la fotocamera di nuovo mi stia abbandonando. Dalla prossima volta voglio provare ad usarne un'altra per vloggare, e se no poi dovrò per forza cambiare anche questa. Lo so che ci sto pensando da mesi, ma poi c'è stata di mezzo l'estate, non l'ho più utilizzata e quindi mi è un po' passato di mente. Ma poi ogni volta che vloggo non perdo occasione per ricordarmelo, quindi dalla prossima volta che siamo a casa capiamo. Comunque sì, direi che è il momento di collassare con questa luce un po' particolare. 3, 2, 1 e buonanotte, a domani.